Ambarabacci, cicocò, tre civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Dottore si ammalò, ambarabacci, cicocò. Buongiorno amici dello Zoccolo Duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Domani giochiamo contro ambarabacci, cicocò. Tra l'altro giochiamo ovviamente domani e non oggi. Ieri avevo detto oggi e ho sbagliato. Che poi in realtà, come voi sapete, per chi mi segue da più tempo, un errorino lo metto di proposito dentro i miei video, perché stimolano i commenti, no? Un po' marketing questo. Però quello l'ho sbagliato veramente, cioè pensavo giocassimo oggi, invece giochiamo domani. E quindi giochiamo domani contro Ambarabà Cicicocò. Tra l'altro, infatti, la presentazione di Rebic l'ha fatta da solo e Jean-Paul, il mago, parlerà oggi. E Rebic ha fatto la presentazione dove, niente di particolare da dire, si è presentato, ciao sono Rebic, sono venuto qua, sì, Boba mi ha detto, Milan lo conosco, cioè, ma io mi domando e dico, ma almeno un po' di frizzantezza, un po' di qualcosa che mi faccia venire voglia, così almeno nelle conferenze, almeno pre-partita, che poi già in partita mi diverto poco, ma almeno nelle presentazioni, adesso gli aerei, nelle presentazioni, nelle conferenze stampa, no? Potrebbero fare un po', minimo, qualche domanda interessante, qualcosa di divertente. Ieri, tra l'altro, alla presentazione di Sarri, che ho ascoltato la conferenza stampa di Sarri, lì gli hanno fatto una bella domanda. E hanno fatto una bella domandina. Quelle sono le domande che i giornalisti dovrebbero fare, che gli hanno chiesto. Lui poi se l'è abbastanza cavata, no? Gli hanno chiesto, ma per gli aiuti arbitrali, quindi la Juve è più forte o è perché è aiutata dagli arbitri? Praticamente era questa la domanda. E lui se l'è cavata dicendo che fondamentalmente la Juve è la più forte, lo sappiamo. Quando arrivi a 10-20 punti di vantaggio c'è poco da dire, quando invece arrivi a pochi punti di vantaggio l'episodio può fare la differenza. Praticamente gli ha detto che quando ha perso Scudetto a Firenze qualche episodio ha fatto la differenza, però l'ha detto in un modo giusto, che nel senso nessuno si è arrabbiato e l'ha potuto dire. Mi piacerebbe facessero queste domande anche agli altri, che mettono un po' di brio nelle presentazioni. Per esempio a Conte, chiedigli a Conte quanti scudetti ha l'Inter, sarebbe una bella domanda da fare a Conte, no? O anche ieri è arrivato Rebic, aspetta che ce l'hai, fagli qualche domandina un po' che metta un po' di brio, che metta un po' di voglia ai tifosi. Sì, hanno provato il derby il giorno del tuo compleanno, io avrei risposto, no? Perché gli hanno chiesto come sogni il tuo primo gol, una roba del genere, no? Io avrei detto come vuoi sognarlo il primo gol. Nei miei sogni una semi rovesciata al 95esimo nel derby, cioè ovviamente su situazioni di pareggio. Poi nella realtà magari un rimpallo casuale in un allenamento, però almeno sai, metti un po' di brio. Invece niente. Comunque si è presentato Rebic, è arrivato, domani partirà dalla panchina, tanto non gli hanno fatto, non si sa nemmeno come giocherà, perché non ha fatto tutte risposte banali. Ha detto vuoi giocare seconda punta, vuoi giocare 4-3-3, deciderà il mister. Grazie, lo sappiamo che decide il mister, che risposta è deciderà il mister, lo sappiamo che decide il mister, non è che decide lui. Vabbè, quindi una conferenza stampa che ha detto poco, infatti non vi ho fatto il video ieri. Oggi parlerà Jean-Paul il Supremo, e si spera che parlando Jean-Paul scopriremo il modulo, almeno sapere come giochiamo, perché la formazione bene o male si sa, nel senso che chi è andato in nazionale, quelli appena arrivati non gioca, quindi giocheranno gli stessi della settimana scorsa col Brescia, giocherà, dicono, tra l'altro ieri parlavano di Krunic forse più avanti di Kessié, ma secondo me gioca Kessié. Poi tra l'altro ci sono le altre squadre che hanno adesso 7 partite in 23 giorni. Noi no, perché abbiamo rifiutato per l'Europa League. Abbiamo detto no ragazzi, quest'anno non la facciamo l'Europa League, lasciamo stare. E quindi abbiamo una partita a settimana comoda, non abbiamo bisogno di fare turnover e niente.
Quindi la formazione sarà quella: Theo Hernandez partirà in panchina, Rebic partirà in panchina, Leao partirà in panchina, giocheremo con Castiglieco, Piontek e Suso. Vediamo, vediamo, così dicono, eh. Poi oh, magari domani c'è la sorpresa Jack. Speriamo la sorpresa Jack, io sempre la spero, finché non vedo la formazione in campo la spero. Lo spero, lo spero, lo spero. Aspero ed astro, comunque lo spero. E quindi ragazzi, questo è presentazione, niente di che. Sentiamo oggi Jean Paul, speriamo che dica qualcosa di interessante, così vi posso fare anche il video se dice qualcosa di interessante. Tra l'altro un casino anche per vedere la presentazione. Vabbè, lasciamo stare. Poi stavo dicendo di Ambarabacci Cicocò, che quanto è quotato che ci segni Ambarabacci Cicocò? Non è quotato, mi sa la SNAE, proprio perché a noi tutti sti nomi strani sono quelli che ci segnano sempre. Ci ha segnato Rodrigo Beccao, ci ha segnato pure Brignoli, e vuol che non ci segna Ambarabacci Cicocò, sicuro, matematico. Speriamo che almeno sarà un gol che comunque non ci farà perdere, ma che almeno portiamo a casa la partita. Tra l'altro siamo la miglior difesa dell'anno, quindi Jean Paul, mi raccomando, mancano 2 mesi fino a dicembre, mantieni, perché ieri giustamente mi avete detto: ma non è finito l'anno? E so, io per quello ho fatto il video prima che prendiamo i gol. Infatti Jean Paul, mi raccomando, manteniamo la difesa, che poi tra l'altro i punti in campionato sono sempre le migliori difese quelle che fanno più punti, non i migliori attacchi, sono le migliori difese quelle che fanno più punti. Quindi speriamo di mantenere questa giusta media e speriamo di tornare al gol. Poi ho sentito anche le conferenze stampa, come vi dicevo, di Sarri e di Conte, che oggi giocano. C'è Sarri, mi pare alle 18, Fiorentina-Juve, giocano a Firenze, che Sarri mezzo fiorentino, la mamma tifa Fiorentina. Giocherà Scarface Ribéry. Sappiate che io tutto l'anno vi parlerò di Scarface Ribéry, perché secondo me è un grandissimo campione, nonostante l'età, e che soprattutto un campione che avremmo potuto prendere a gratis. Adesso non mi ricordo quanto gli dà di stipendio la Fiorentina, ma non penso che gli dia poi tutti sti soldi di stipendio, e lo potevamo prendere noi almeno per mettere un po' di brio, mettere un po' di immagine, qualcosa, potevamo prenderlo, e invece non l'abbiamo preso. Poi adesso, cioè, stasera gioca lì a sinistra, gioca Castiglieco, magari un Frank Ribéry, anche se si rompe al terzo minuto e poi non giocherà tutto l'anno, sarebbe stato meglio, spero ovviamente che non si rompa. Quindi seguirò ovviamente Frank Ribéry, purtroppo per lui e purtroppo per i miei amici fiorentini, anzi spero di beccare il Pucci Viola prima o poi, dato che è venuto a abitare qua a Milano, prima o poi lo beccherò. Mi spiace per i miei amici fiorentini, loro hanno Montella, e quindi stasera che vinca la Juve è praticamente matematico, anche se Montella, vi ricordo, che ci ha fatto alzare l'ultimo trofeo proprio contro la Juve. Quello è capace, eh? Quello non vince da 9 partite, è capace che magari vince stasera e poi ne perde altre 10, capacissimo, perché quello è così Vincenzo. Quindi occhio, secondo me strafavorita la Juve, proprio facile, però occhio che Montella quei guizzi ce li ha, speriamo. Poi gioca in casa con l'Udinese, l'Inter 3-0 facile, noi abbiamo giocato lì a Udine, però dovrebbe essere una partita abbastanza semplice, anche se l'Udinese è una squadra fisica. Più che altro sarà interessante vedere in queste due partite un inizio di turnover, perché loro dovranno fare turnover, quindi sarà interessante vedere quanto turneranno, perché sembra che Sarri non voglia fare turnover proprio per niente, nonostante gli esuberi. Infatti potrebbe far giocare Emre Can oggi, invece non lo fa giocare, da quanto pare. E io l'avrei fatto giocare, mi piace Emre Can, perché lo pigliamo noi, boh. Vabbè, quindi vediamo stasera le partite, poi domani toccherà a noi. Meno male che giochiamo domani, quindi avremo già i risultati delle altre e possiamo giocare sapendo già i risultati. Tanto noi comunque dobbiamo vincere contro Zaccagni, Tutino e Ambarabacci Cicocò, che impazzisco se non vinciamo domani, contro Zaccagni, Tutino e Ambarabacci Cicocò, impazzisco. C'ha ragione poi il mio amico Alex Restelli ad arrabbiarsi,
C'ha ragione, non dovrebbe offendere i giornalisti, però c'ha ragione ad arrabbiarsi perché sono 7 anni che siamo il niente e ci siamo rotti le scatoline. Va bene ragazzi, ci vediamo dopo la conferenza di Jean Paul, se dice qualcosa di interessante, mal che vada farò un mini video sul canale Telegram, come sapete qua in basso vi lascio sempre il canale Telegram, tanto ho messo un video che sono col birba che salto, che faccio chi non salta bianco nero è. Per insegnare a Conte come si fa, che dato che non è capace, e ci vediamo alla prossima. Mettete like, ciao belli!